Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi risponderò alla domanda perché il quadricipite, petto, braccio, muscolo X in generale non cresce. Perché non cresce? Cos'è che succede? Quali sono gli errori più comuni, i fattori che ci impediscono di migliorare su un determinato distretto muscolare? Cosa stiamo facendo di sbagliato? Allora, abbiamo diversi, abbiamo fatto un podcast con Luca, abbiamo visto che generalmente ogni distretto ha un suo modo di approcciarsi, è come se parlasse una lingua sua, personale, e dobbiamo imparare a parlarla anche noi per capire esattamente che cosa ci sta dicendo. Ed è diversa per ogni distretto, quindi non possiamo pensare che parlando con il quadricipite la stessa lingua funzioni per il petto, il dorso, le spalle, eccetera. Per cui sicuramente questo è alla base, però ci sono dei fattori, diciamo, comuni nel momento in cui un certo distretto muscolare non sta crescendo come vorremmo, che possono effettivamente spingerci a farlo crescere, a farlo migliorare. Vediamo quali sono. Il primo in assoluto, che è il più comune, è l'attivazione, cioè la non capacità di sentire, coinvolgere, attivare al meglio un distretto muscolare. Ragazzi, è molto più comune di quanto pensiate anche su distretti facili da sentire. Tricipiti e bicipiti, pensate, sì vabbè, faccio un push down, faccio un curl, il bicipite lo sento, lavora, lo mando in pump, però non è detto che l'attivazione sia massima. Per attivazione intendo la sensazione di sentire benissimo le fibre che si contraggono e che in eccentrica si sfibrano pian piano e dominano il carico, nel senso che lo gestiscono anche in fase eccentrica, non è soltanto un momento vuoto. E per massimizzare la vostra attivazione bisogna lavorare su quella che è la connessione mente-muscolo, quindi la mind-muscle connection, che vi permetterà di agganciarvi, immaginate così, al distretto e farlo partecipare al massimo possibile a livello percentuale su quel determinato schema motorio per tutta la serie, quindi fino alla fine della serie, fino all'ultima ripetizione. Per far questo ci sono diverse soluzioni. In primis è un lavoro di preattivazione, quindi cercare di lavorare sulla preattivazione del distretto, che non sono degli esercizi ma dei lavori a parte che poi vedremo nella nostra Academy su Renonation e andremo a vedere esattamente come impostarli per i diversi distretti muscolari. Quindi sono dei lavori molto spesso senza pesi che servono proprio a sentire, agganciarsi al distretto muscolare. In secondo luogo sarà un esercizio di preattivazione, quindi un esercizio all'inizio della sessione che ha un ruolo di preattivazione del distretto muscolare. Quindi lo voglio preattivare per poi sentirlo in tutto il resto della sessione. Di questo abbiamo già parlato invece sulla nostra Academy. Ci sono poi diverse strategie a livello di impostazione della sessione, impostazione di diversi schemi motori, proprio per sentire, e generalmente impostare gli schemi motori è la base per poter sentire, e proprio su questo andiamo a parlare. Al secondo punto, la forma, l'esecuzione, la scelta degli schemi motori dagli esercizi. Quindi io ho un esercizio, panca piana, lat machine, pressa, quello che vi pare, ma è una famiglia di schemi motori, cioè il concetto di esercizio mi rappresenta in realtà una famiglia di schemi motori che devo andare poi effettivamente a utilizzare. Quindi la scelta, cioè scegliere un determinato schema motorio per ogni esercizio, è la base. Quindi scegliere lo schema motorio tra tutti quelli possibili che si adatta più a me, che mi permette di sentire al meglio, di attivare, di coinvolgere al meglio il mio distretto muscolare. E ovviamente il fatto di ripetere questo schema motorio in maniera standardizzata per tutte le mie serie, per tutte le mie ripetizioni. E questo è collegato al concetto che, di nuovo, è il terzo punto dell'effort. L'effort, la capacità di spremere intensità, collegato alla forma, ossia l'effort come capacità di esercitare, di sollevare intensità in allenamento con una forma perfetta, impeccabile, ossia il fatto che le ultime ripetizioni siano identiche alla prima ripetizione, salvo il fatto che sono rallentate in maniera forzata per via del fatto che logicamente abbiamo fatica accumulata e stiamo vicini al cedimento, ma queste ultime ripetizioni devono essere immacolate, perfette, e devo riuscire a creare in questo senso intensità. Sarà là che raggiungerò il cedimento vero muscolare sul distretto muscolare, lo sentirò sfibrarsi e attiverò tutti i meccanorecettori. Ed è una cosa, di nuovo, molto molto poco comune. Sono poche le persone che riescono, a livello logicamente percentuale generale, ma sono poche le persone che riescono anche nelle ultime ripetizioni a tenere una forma, un tempo, una cadenza immacolata. Cioè, molto spesso immaginate di fare una Smith chest press, oppure sto facendo una shoulder press, ok, che cosa succede nelle ultime ripetizioni? Schema motore immacolato, però che cosa faccio? Scendo, arrivo a un certo punto e faccio questo.
cerco di rimbalzare. Molto molto comune come discorso. Stessa cosa sulla pressa o sulla squat. La squat scendo e non scendo abbastanza nelle ultime ripetizioni perché lo sento più pesante in basso. Quindi la capacità di tenere lo schema motorio perfetto è semplicemente rallentare il movimento perché logicamente ho fatica accumulata. Quindi questa è un discorso molto importante per riuscire a stimolare a dovere un distretto muscolare, che magari è molto più difficile per i distretti grandi e compound più impegnativi. Quarto punto, il volume. Stai facendo abbastanza volume, quindi posta la forma impeccabile, posto un effort bestiale, attivo tantissima intensità e posta tanta capacità di attivazione, il volume è logicamente la chiave, nel senso che se un distretto non cresce, aumento il volume su questo distretto muscolare, fino a quando il massimo da cui riesco a recuperare. Se riesco a recuperare da 20 serie, faccio 20 serie, se riesco a recuperare soltanto da 16, ne faccio 16. Se arrivo a recuperare 25 serie allenanti, ne faccio 25. Quindi assolutamente spingere il volume tendenzialmente al massimo recuperabile per il distretto che non mi sta crescendo, quindi voglio dargli priorità. E collegato al concetto di volume è la frequenza dell'allenamento, ossia se il mio volume lo spingo al massimo mi devo chiedere anche: ma lo sto allenando abbastanza frequentemente? Quanto frequentemente? Appena ha recuperato. Quindi gestisco il volume, dico: guarda, in un allenamento per le gambe 9 serie, 12 serie sono il massimo che riesco a sopportare, poi oltre inizio a fare jump volume, non sono qualitativo, non sono più lucido. Benissimo, mi fermo qua. Quanto tempo ci mettono? 3 notti, 4 notti, 5 notti? Perfetto, appena mi hanno recuperato le gambe le rialleno. Quanto? Di nuovo, tutte le serie che riesco a sostenere in un allenamento. Spingo al massimo tutte le serie che sostengo, tutto il volume che sostengo, e le rialleno appena hanno, le rialleno nel caso delle gambe, però rialleno il distretto appena mi ha recuperato. Questo vuol dire spingere tanto al massimo, specializzarsi su un certo distretto muscolare. Poi logicamente cercare di ragionare per ogni singolo distretto su qual è la sua lingua, quali sono i parametri, le variabili dell'allenamento a cui risponde meglio, il rep range a cui risponde meglio, le tecniche di intensità, gli esercizi a cui risponde meglio. Questo l'abbiamo già visto nel secondo modulo della nostra Academy. Ed ultimo, cosa non meno importante, anzi fondamentale, che è la cosa che tutti sbagliano, tutti in assoluti sbagliano, è che cosa fate con gli altri distretti muscolari. Perché normalmente ho il petto, il back, le spalle che sono carenti, gli altri distretti continuo ad allenarli cercando di non lasciarli indietro. Cerco di non lasciarli indietro come? Comunque continuando a martoriarli. No, se un distretto sta avanti, se non siete sproporzionati, allora riducete lo stimolo, riducete la frequenza. Avete il back che è avanti e il petto piuttosto che le spalle sono molto indietro, il back allenatelo una volta a settimana, ogni volta ogni 10 giorni, e tenete un volume anche abbastanza basso. Sta avanti, è dominante, deve non regredire ma deve semplicemente mantenersi, mantenere la qualità, e a questo punto recupererete le proporzioni, perché vi assicuro che la cosa più importante è arrivare ad essere proporzionati, ad avere una proporzione generale del corpo che è la cosa che vi dà più impatto in assoluto, e questo logicamente nel momento in cui avete già messo molta massa muscolare generale, ok? Da un punto di vista di massa generale, di peso, di muscoli che avete costruito. Quindi quando si tratta di specializzarvi, la prima cosa da fare in assoluto è diminuire tutto per tutti i distretti. Poi con una tabula rasa, un allenamento molto molto basic, con poco volume e poca frequenza per ogni singolo distretto, che cosa faccio? Inizio a pompare e aggiungere cose per il distretto carente. Quindi per dare priorità a un distretto devo togliere da altre parti, e questa è la cosa che nessuno fa. Sì, il petto è avanti, però sai, non voglio perderlo proprio perché è avanti, quindi comunque lo alleno quelle 2 volte a settimana, comunque l'alleno con un tot di volume perché proprio non voglio perderlo. No, diminuisci tanto e punta tanto sulle spalle, cerca di dare priorità alle spalle piuttosto che alle braccia, eccetera. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Qualsiasi domanda, come sempre, qua sotto sarò ben lieto di rispondere. Noi ci vediamo nel prossimo video.